ci ha abituato bene la nuova Sondrio Calcio, ma questo girone del campionato di promozione è più complicato di quanto possa sembrare. Ieri, per i biancazzurri di mister Fraschetti, è fatto arrivato un pareggio e reti inviolate sul campo di Concorrezzo, squadra che, fra l'altro, rievoca piacevoli ricordi di promozione negli anni 90. Un risultato di 0-0 che comunque non cambia nulla in vetta alla graduatoria, visto il contemporaneo 1-1 dell'Arcelasco in casa con il Galbiate, con i lariani che rimangono in vetta ma con un solo punto di vantaggio sui biancazzurri. In casa del Sondrio, contro la Concorrezzese, è da apprezzare la solidità difensiva, mentre in attacco, vedi il palo colpito dalla Mia, non sono comunque mancate le occasioni. Una partita, come adesso si usa dire, sporca, contro una squadra in salute. Noi ora, al di là di chi mancava, avevamo in campo gente che veniva con delle problematiche, perché l'Amia praticamente ha fatto solo l'allenamento di rifinitura e Muletta veniva da una brutta influenza e sicuramente qualcosa ha concesso a livello fisico, però i ragazzi hanno lottato, sono stati in partita, abbiamo concesso solo un paio di situazioni su palla inattiva dove sapevamo che loro sono bravi, dove hanno centimetri e buoni saltatori. È una buona squadra questa, al di là della classifica che adesso li vede relegati in fondo a lottare per i play-out. E ora il generale Inverno, che come sempre con freddo e campi pesanti è in grado di condizionare dal punto di vista tecnico molte partite.